accentata. Un saluto ai web spettatori per quest'altra puntata di Punto a Capo. È un punto per andare a capo. A mio fianco ci sono due docenti, oltre che esperti culturali, quindi Punto a Capo, loro sanno bene cos'è andare Punto a Capo, quindi fare cose nuove. E presento i miei ospiti di questa puntata, che sono la professoressa Benedetta Trevisani. Per chi non la conoscesse, per i decenni, i dodicenni che non dovessero conoscerla, perché tutti gli altri la conoscono benissimo, è stata docente di liceo per molti anni, presidente del Circolo dei San Benedettesi, che proprio oggi ha eletto un nuovo presidente, poi avremo modo di dirlo, possiamo anche dire, e l'altrettanto professor docente Gino Troli, docente anche lui di lettere, di storia e quant'altro, quindi insomma uno che qualcosa ne capisce di cultura, detto in senso. E invece alla mia sinistra il professor Giancarlo Brantimarchi, anche lui docente di scuola media, di liceo e quant'altro, ma soprattutto è stato ed è presidente dell'associazione teatrale Ribalta Picena, una benemerita associazione artistica che si copre di gloria su vari settori, soprattutto sulla recitazione in dialetto san benedettese. E poi magari vedremo qualcosa, perché ho qualche piccola sorpresa messa da parte in materia. Perché c'è la professoressa Benedetta Trevisani? Perché Benedetta Trevisani ha scritto un libro, è questo, Giuseppe nei tempi del mare. Io devo dire, cara Benedetta, che è un libro sfortunato. Perché? Perché, ma non per colpa tua, ma neanche per colpa di nessuno, perché è uscito nel dicembre 2019, alla vigilia del Covid. È stata una sventura per motivi promozionali. Ha avuto l'occasione di essere stato promosso qua e là, però pochissimo, quindi siamo qui per rimediare alle colpe del Covid. E quindi Benedetta, come ti è venuto, do del tu perché la conosco da quando io avevo i pantaloncini corti, lei era poco più che una bambina, quindi ci conosciamo proprio da qualche annetto, do del tu, perché hai voluto scrivere quest'altro libro, perché ne hai scritti altri, questo libro Giuseppe nei tempi del mare, che c'ha tre parole: Giuseppe è già una persona, tempi e mare. Provocata dalla presentazione che ha fatto Peppino Buscemi un attimo fa, io allora aggiungo un particolare: non solo ci conosciamo da tanto tempo, ma io ho avuto come insegnante di prima media il padre, ed è stato un magnifico docente per me, che io ancora ricordo. Sì, però non mi costringe a dire che era la metà del secolo scorso. Ma no, dovevi fare i conti prima. Allora, sì, lui ha fatto riferimento al titolo di questo libro, Giuseppe nei tempi del mare, e io ci tengo a partire proprio da qui, perché è un titolo che mi era stato inizialmente contestato dall'editore Manni, un editore nazionale che aveva accettato di pubblicare il testo che avevo mandato, ma naturalmente quel titolo risultava da una scelta molto calibrata di elementi tematici. Infatti possiamo vedere che Giuseppe è un nome proprio, il nome del protagonista, e accanto a Giuseppe ci sono ancora due riferimenti: tempo e mare. Io ho avuto modo già di citare che è un abbinamento fra il tempo e il mare che non è casuale, ma che troviamo già nel Moby Dick di Melville, laddove si dice che il tempo e il mare scorrono ampi. Evidentemente sono entità molto diverse che però in un certo senso si rimandano l'una all'altra. E in ogni caso il titolo fa riferimento anche a quello che è il contenuto del libro, perché è una esperienza biografica che viene narrata, ed è un'esperienza che si spende in tempi lunghi e soprattutto in spazi dilatati, perché gli spazi marini sono appunto questo. E per noi che veniamo da tradizioni marinaresche, ecco, c'è innanzitutto l'Adriatico,
poi il Mediterraneo, poi abbiamo attraversato le colonne d'Ercole e abbiamo affrontato gli oceani, non soltanto l'Atlantico, un po' dappertutto. Quindi questa espansione progressiva chiaramente non è semplicemente una geografia, ma è un modo per dilatare i confini della conoscenza. Non voglio citare l'Ulisse dantesco, perché Ulisse che varca le colonne d'Ercole per inseguire virtute e conoscenza viene in un certo senso punito con un naufragio letale da cui non scampa. I nostri marinai, per fortuna, dopo vicende alterne, sono spesso tornati nel nostro porto e questo ritorno ha fatto ben sperare per la prosecuzione di quello che è il mestiere del mare. Bene, allora magari possiamo leggere qualcosa di questo libro, leggeremo vari brani e non a caso abbiamo qui il professor Brandimarti. E Giancarlo, potremmo leggere una parte dell'Incipit, per sì. esempio, che poi letta così, fra l'altro fa venire voglia di leggerlo, quindi poi diremo dove sarà possibile comprare e procurarsi questo libro. Prego, professore. Grazie. Giuseppe, scritto così, a caratteri grossi e con tratti poco lineari, inciso quasi con la mina di una matita sulla parete bianca. Giuseppe. Nessuno in casa se n'era mai accorto. Il nome era stato tracciato sulla parete a ridosso della porta nella camera di Giuseppe e restava coperto quando la porta si apriva verso l'interno. Nella camera un grande letto matrimoniale, ben conservato, anche se i tarli avevano lavorato parecchio sulle assi traverse. Su quel grande letto Giuseppe aveva dormito da solo nei suoi ultimi anni. Solo. Con gli incubi notturni che non poteva più dominare, mentre si lasciava risucchiare dentro il mare inquieto di una vecchiaia persa di senno. Lui, marinaio di vaste esperienze, nuotatore non di scuola ma molto resistente anche sulle lunghe distanze, galleggiava ora in un mare turbolento. Sballottavano qua e là onde insubordinate che impedivano ai suoi pensieri di tenere una rotta. Fu quando si mise mano alla camera per ripulirla dopo la sua morte che si scoprì quel nome scritto e quasi inciso sulla parete dietro la porta. Prima furono tolti di mezzo il recinto di rete messo a protezione del letto e i cuscinoni pieni di lana di pecora. Erano stati disseminati tutti intorno al letto per limitare i danni delle cadute notturne. Capitava ogni notte, infatti, che il vecchio tentasse di sfuggire ai suoi fantasmi o di affrontarli, chissà, con il corpo nervoso da ultraottantenne ancora abile alle arrampicate. E spesso cadeva fuori dalla rete e con un forte rimbombo che risuonava lugubre nella notte addormentata. Eliminate dunque le strutture protettive ormai inutili, si passò a ripulire la stanza per far sparire ogni traccia del decadimento finale. Ed ecco allora apparire quel nome che si poteva leggere bene sul bianco invecchiato della parete. Giuseppe, un nome tenero per l'incertezza quasi infantile dei tratti e per la volontà che lasciava intendere con quelle sue lettere non bene allineate. La volontà di dirsi e di dire «Io sono Giuseppe, questo nome mi rappresenta nella vita e in questa stanza dove io resto Giuseppe come sono sempre stato». Bene, è quasi persino commovente, adesso capisco perché Benedetta è stata autorizzata a chiamarmi Peppino, essendo nome di maggioranza relativa a Giuseppe. Lei giustamente ha voluto riservare Giuseppe a chi è protagonista di questo libro. Giuseppe, prima di essere purtroppo, ahimè, ai noi vecchio, è stato anche un bambino. Ci sono brani in questo libro che parlano dei bambini, del mare, i bambini del mare. Sì, e volevo dire, hai colto bene il fatto che all'inizio del libro c'è una focalizzazione sul personaggio vecchio e il libro ha una struttura circolare, perché la narrazione intendo dire, perché ecco, Giuseppe Vecchio apre il percorso narrativo e alla fine del libro ritroveremo Giuseppe Vecchio che termina il suo percorso biografico.
Chiaramente fra l'inizio e la fine, in questa struttura circolare, si attivano un po' dei percorsi molto diversi che ci consentono di seguirli in momenti diversi della sua vita, non sviluppati in maniera sequenziale, cioè prima bambino, poi giovanotto, poi adulto, ma a seconda di come quei momenti riemergono nella memoria del protagonista. Chiaramente, siccome Giuseppe inizia la sua avventura per mare, chiamiamola così, per i nostri marinai non si trattava tanto di una avventura, ma di un mestiere duro che iniziava da quando erano piccoli, è chiaro che il nostro mare è stato attraversato non solo da Giuseppe piccolo, ma da tanti altri bambini che hanno vissuto le vicende degli adulti e hanno dovuto affrontare anche esiti molto disastrosi, diciamo così, perché il mare non ha perdonato certo ai bambini, per via della loro tenera età, la sfida che l'uomo ogni volta gli innalzava. Quindi abbiamo sì un passo in cui si fa riferimento proprio ai bambini del mare. Bene, i bambini del mare, tengo a dire che sia le immagini diciamo televisive, immagini video che hanno aperto questa puntata, che sono tratte da uno spettacolo La canzone del mare, musicata da Marcello Centini in collaborazione con Luigi Pulcini, e va bene, il testo modestamente di Benedetta Trevisani, la voce recitante di quello spettacolo era di Chiara Cesari, che poi vedremo anche in un'altra clip più tardi. E che dire, le foto che poi sono a copertura di questo, perché la web TV è fatta di immagini, non è fatta solo di staticità, quindi con le nostre immagini che i web spettatori vedranno, ci sarà la San Benedetto del Tronto dell'epoca di Giuseppe, ma di tanti marinai sanmetesi. Le immagini sono tratte, lo ringraziamo, dal libro, l'autore, di Giuseppe Merlini, Il nostro mare, storie, fatiche e passioni. Merlini non a caso è autore di questo libro, perché è il conservatore dell'archivio storico comunale del comune di San Benedetto del Tronto, che è bene che sia conosciuto, anche se poco promosso da, ma quello è un altro discorso, nel deserto culturale che ci circonda, che c'è da oltre 40 anni, sono delle oasi, quello dell'archivio storico comunale, queste dove noi stiamo in questo momento camminando, e altre lodevolissime, sempre private di iniziative, sia bibliotecari, diciamo, no? Sia di spettacolo o di altro, che per fortuna San Benedetto del Tronto ha. E allora chiederei al professor Brandimarti di leggere il brano dedicato ai bambini del mare del libro. Sì. Nella testa di Giuseppe, rievocati da quel discorso, passavano a rimorchio i nomi dei tanti bambini che avevano perso la vita in mare facendo naufragio con le barche da pesca. A considerare anche solo il breve periodo a cavallo tra 800 e 900, se ne potevano contare parecchi, citati nei documenti della Capitaneria. Franco, di 10 anni, Raffaele e Domenico, di 7, Ruggero, Ernesto e Giuseppe, di 13 anni, e poi ancora Domenico, Sante, Serafino. A volte la disgrazia era successa proprio lì, davanti a quella costa dove c'era la casa dei piccoli pescatori con una madre ad attenderli. Un ritorno divenuto vano per loro, seppure intravisto e sperato in mezzo alle onde mentre il mare infuriava negando l'approdo. «Ecco qua», pensava Giuseppe, «la paura mia di quando ero piccolo moltiplicata per la paura di tutti quei bambini che hanno visto il mare amico trasformarsi in mostro marino che se li ha ingoiati senza dargli scampo. La storia del mare si è anche nutrita di tutte queste paure innocenti». Beh, a questo punto mi viene da dire, purtroppo dobbiamo banalizzare con una pausa, ma purtroppo queste pause sono necessarie poi per poter fare queste trasmissioni.
Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e Scuolabus. Fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'Anisetta Meletti. Il successo dell'Anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Omara Group vende mezzi nuovi e usati, allestimenti personalizzati, attrezzature e gru idrauliche delle migliori marche, manutenzione all'avanguardia, raddrizzamento telai, allineamento e convergenza, officina qualificata, magazzino ricambi plurimarche, veloci e affidabili. Portiamo a nuovo i vostri mezzi con sabbiatura e verniciatura, revisioni periodiche, assistenza e collaudi. Omara Group, la nostra officina, la chiave del tuo successo. Perché scegliere Fisolab? Da noi non ci sono tempi di attesa. Trattamento tutto compreso ad un unico costo fisso. E poi le valutazioni sono sempre gratuite. Ed ora anche le visite medico-sportive. Vi aspettiamo. E adesso i bambini crescono, ci sono gli incontri, le avventure sentimentali nella vita di mare che apre scenari diversi al marinaio. Il marinaio forse in ogni porto poteva avere, no, qualche amicizia, qualcosa. Sì, direi. Le avventure sentimentali che io racconto in questo libro, alcune mi sono state a loro volta raccontate dai marinai che hanno navigato mari lontani, altre invece le ho desunte, Peppino, dalla letteratura. Ho letto tanti libri di mare e ognuno di questi libri faceva riferimento a un mondo affettivo che si arricchiva praticamente di sentimenti generati non più dalle donne che attendevano a casa il ritorno del marinaio, ma da figure femminili che si incontravano via via nei viaggi. Se consenti, dal momento che all'inizio mi hai presentato come una docente di materie letterarie nei licei, un piccolo riferimento ancora una volta alla Odissea lo devo fare. Non è una novità, non sono i nostri marinai soltanto che hanno vissuto queste storie, ma se pensiamo a Circe, Calipso, Nausicaa, vediamo come Ulisse, nel suo accanito tentativo di ritornare a casa dalla moglie e dal figlio, però si è concesso anche delle pause del viaggio, intenzionali o necessitate dal caso. E ovviamente questa è una realtà che Omero a sua volta ha visto tanto tempo fa, ma che i nostri marinai hanno
sperimentato via via nel tempo. I porti oceanici soprattutto, le Canarie o la Spalmas o altre località, c'erano locali notturni che adescavano in un certo senso i nostri marinai e quelli che avevano una forte tempra riuscivano a sfoltrarsi al canto delle sirene. Altri uscivano invece da quei locali praticamente con addosso soltanto la camicia. Cara Benedetta, mi viene da pensare chissà quanti piccoli, oggi grandi sanbenedettesi sono sparsi per il mondo. Penso di sì. Vero? Chissà quanti. Sì. Vabbè, allora questo, Benedetta, mi dà così, mi ispira. Che proprio in questo, nel dialetto sanbenedettese, grande scrittrice di dialetto sanbenedettese, fra gli altri, l'ultimo Giovanni Conda Matteo, ma forse la che noi abbiamo conosciuto, e voglio dire è onorato, ma Bice Piacentini non era donna di mare, non era una retara, aveva studiato, era una benestante, ma proprio per questo scriveva storie di mare e per esempio, e adesso vedremo una breve clip che è tratta da Rai Take, ma me lo posso permettere perché è un'opera che abbiamo girato insieme con una decina di anni fa, insieme con Giancarlo Brandimarti, con la compagnia Ribalta Picena, girata esattamente nello studio dove Bice Piacentini, grande poetessa, scrittrice sanbenedettese, scrisse questo Tenella, che Tenella era una donna di popolo, no? Che era innamorata di forse un pescatore, qualcuno, marinaio, sì. Un marinaio, e c'era lui, lei, o anzi lei, Tenella, lui, e la malamente, donna di mondo. La frastire, la forestiera. Arrivano i forestieri. Ecco, allora quindi vediamo questa brevissima clip girata 10 anni fa, e un onore anche al filmmaker Sandro Scalella che fece anche lui piccolo capolavoro. Mitta del bacio, da bozzola dei piatti, davvero, ma da spiace incuscinti. Addio, te lasciamoci da amici, ma la dama. Attunnata! Ma che dici? Guardiamo a me, ma non lo vedo, ma sono sfinito. Oh, come vanno presto le tue mani! Dassamo! Oh, come sei sgarbata! Non ti ho fatto mica del male! T'ho soltanto salutata! E dopo aver visto questo, anche io di spalle, ma il professor Brandimarti qualche annetto di meno, ma questo è un piccolo dettaglio, possiamo leggere l'incontro avventure sentimentali, gli scenari marini, dove si parla dei colori del mare, perché oltre il lato sentimentale ci sono anche i colori. Prego, professore. Aveva letto da qualche parte che il mare non è sempre stato azzurro, o meglio, non è stato descritto con quel colore, che è spesso il colore della realtà, da scrittori e poeti di un passato anche molto lontano. Color del vino, nero, violaceo, purpureo, rossastro. Così veniva rappresentato il mare quando la capacità immaginativa che nutre le espressioni dell'arte aveva la meglio sulla volontà di realismo che oggi impone al mare un colore scontato e uguale per tutti. Il colore che risulta alla vista degli occhi, ma non della mente. Gli era amico un marinaio di sommergibile che aveva fatto esperienze di navigazione molto diverse dalle sue. Il suo sommergibile, gli aveva raccontato l'amico, durante la Seconda Guerra Mondiale era in missione di guerra nelle acque dell'Atlantico. Davanti ai suoi occhi si apriva uno spettacolo sorprendente, come non ne aveva mai visti di uguali. Il mare, per la presenza diffusa di alghe molto consistenti, risalite in superficie, aveva preso l'aspetto di un immenso prato verde che arrivava fino all'orizzonte. Il sole stava sorgendo con bagliori rossastri e riversava i suoi raggi su quell'oceano verde accendendolo di colori indecifrabili, fantastici. Quell'acqua di velluto che pareva un tappeto multicolore era il Mar dei Sargassi. Ecco perché riguardo al mare non occorre fare accrobazie mentali, pensava allora Giuseppe.
Se chi vive a terra potesse vedere in alto mare il colore livido dell'acqua in tempesta, quando dalle profondità rovescia in superficie una rabbia nera di bile che si infrange nella bianca bava schiumosa dell'onda, capirebbe come il mare in realtà non ha colori, ma solo umori. Colori e umori, sommergibilisti, se avete d'altronde avuto anche un comandante di sommergibili, il comandante Cinti, che ebbe poi tragiche avventure, ma questo poi è un'altra storia. E, il mare potrebbe anche essere un genitore, per esempio una madre, la vita del ritorno, la narrazione che alla fine si aggancia a una situazione iniziale, il bambino, ma c'è anche una madre, questo bambino, ecco, ha avuto anche una madre. Adesso su questo che mi stai chiedendo ragiono un attimo in diretta, devo dire. Il mare potrebbe essere una madre? In effetti potrebbe essere una madre, perché c'è un rapporto molto stretto fra il mare e il marinaio. Ma certo che è una madre che è piuttosto difficile rendere, da piegare al proprio sentimento, da rendere facile nel rapporto con l'uomo, perché lo sappiamo benissimo, l'abbiamo letto poco fa, il mare se deve infuriare, il mare se deve creare naufragi, non guarda in faccia a nessuno. E a proposito di questo, il mare, la madre, stiamo mettendo insieme due nomi, il mare maschile, la madre femminile, ma in alcune lingue europee noi sappiamo che il mare al maschile rappresenta l'elemento più tragico, mentre la madre al femminile, la mer, rappresenta una figurazione più delicata, più accogliente per l'uomo. Quindi sì, una madre difficile sicuramente, ma in definitiva, se è vero come è vero che fin da bambini si va all'abbraccio con il mare, sto volutamente utilizzando questo termine proprio per riportarmi ad un ambito affettivo familiare, allora sì, potremmo anche sentirla in questo modo. Vorrei un attimo aggiungere anche un'altra cosa che in questo momento finora non era venuta avanti. Racconti di mare, un racconto di mare da parte di una figlia di marinaio, quale io sono. Ho già detto che il mio racconto non è soltanto dovuto alle narrazioni paterne, ma anche alle letture. Però voglio dire, forse rappresentazione obiettiva, realistica della vita del marinaio non mi sarebbe risultata interessante. Perché? Perché nel nostro mondo ne abbiamo avute tante, le abbiamo all'archivio che dicevi tu, all'archivio storico di Giuseppe Merlini, le abbiamo al Circolo. A me interessava invece un altro aspetto, l'aspetto dell'identità personale. E quando dicevo all'inizio, ecco, incontriamo un personaggio vecchio che ha perso se stesso, e questo mi consente di utilizzare una metafora marina, si è praticamente disperso nell'elemento fluttuante della memoria, questo stesso personaggio lo ritroviamo alla fine, che la propria identità l'ha proprio smarrita, e questo giustifica anche la presenza di un nome inciso su una parete, cioè è un'ancora della memoria per non perdersi completamente nella smemoratezza. E allora, se diciamo questo, diciamo anche che ogni uomo, ciascuno di noi, ha un patrimonio di memorie che gli è molto caro. Quando questo patrimonio di memorie incomincia a venir meno, perché l'età praticamente corrode il nostro bagaglio memoriale, e allora ecco, c'è il pericolo di smarrirsi nel mare fluttuante di una vita perduta. E praticamente l'approdo in questo libro ci porta proprio a questa considerazione. L'approdo, hai detto delle belle cose, gli amici di questo ragazzo,
Ma più o c'è ancora un brano che sì. sarebbe il caso che Giancarlo leggesse, sempre a proposito della madre, eh? Della madre che è praticamente sono a pagina 181, tanto per le, sì, lo sa benissimo. In pratica è l'epilogo appunto in cui la figura della madre emerge, si palesa, sopravvive alla mente di questo marinaio ormai che è andato fuori rotta, diciamo, ecco. Giuseppe ormai passava sempre più tempo in camera sua. I muri della stanza si chiudevano intorno a lui come confini ristretti, tanto diversi dagli orizzonti marini che nella sua vita di marinaio gli avevano aperto davanti agli occhi spazi sconfinati. Ma non erano una barriera allo sconfinamento, anzi, il suo pensiero li varcava continuamente, mettendolo a rischio di perdersi nell'indistinto. Per questo, forse, aveva sentito il bisogno di tracciare a matita sul muro della camera il suo nome, Giuseppe. Seppure doveva perdere la rotta nella vita, voleva almeno salvare la sua identità. Giuseppe, dunque. Non si spiega diversamente quel nome inciso con tratti incerti dalla punta di una matita nera sulla parete bianca della sua stanza. Un graffito che in circostanze diverse sarebbe risultato inconcepibile da parte di un uomo sempre rispettoso delle cose. Un imbrattamento che in altri momenti e in altre situazioni aveva aspramente rimproverato ai figli piccoli, propensi a scarabocchiare parole e disegni sui muri. Non c'è più segnaletica di astri nel cielo crepuscolare dell'anziano marinaio che ha perso la rotta. Il suo mondo racchiuso in una stanza si popola di figure della memoria come fossero realtà. Alla fine, tra tutte, s'accampa quella della madre, l'affetto primo nel tempo della vita che diventa anche l'ultimo. Ma la visione mentale della madre era presenza inconsistente, attualità senza corpo, che generava una ricerca vana, frustrata e frustrante. Una ricerca che, a quanto pareva, produceva sofferenza anziché pacificazione, perché costantemente inappagata nell'andirivieni inconsulto dei ricordi. Spesso, infatti, dalla sua camera si sentiva risuonare «Madre mia! Oh ma!» Un'invocazione a volte sospirosa, a volte inquieta, a volte esasperata. Si avvertiva per lo più in quell'invocazione un'ansia profonda, la stessa del piccolo che perde la mano della madre in mezzo alla calca e resta in balia del movimento fluttuante della folla, come un naufrago nel mare ondoso dell'incertezza. Una condizione che, alle due estremità della vita, accomuna il bambino e il vecchio, ma che al secondo non lascia vie di scampo. Bene, torniamo alla realtà commerciale di questi giorni con una pausa. Panettone del Soriano, lievito madre, burro di centrifuga piemontese e ingredienti sopraffini. A me piace, ma i giudici siete voi. Il tuo benessere è un percorso che ha origine da qui, da un materasso che fa la differenza. Per questo noi di Dorelan ne abbiamo fatto un'arte e una scienza, in una perfetta unione tra innovazione, tecnologia e alta manifattura italiana. Dorelan. Dormire bene. Vivere meglio. Di idee? Noi ne abbiamo di più con Galassia Store. Il professionista sei tu. Il più grande assortimento per il packaging alimentare, sia all'ingrosso che al dettaglio, per pasticceria, gelateria, ristorazione, fast food, aziende agricole e tanto altro ancora.
confezioni pratiche, sicure, ecologiche, personalizzabili, anche in piccole quantità. Siamo in via Enrico De Nicola 20 al Porto d'Ascoli. Seguici anche su Facebook ed Instagram e su galassiastore.it. Il professionista sei tu. Bene, e marinai, la marineria, viene a pensare alla marineria sabbenedettese che oggi è nelle condizioni in cui si trova, sono pochissimi. Adesso tra poco Giancarlo Brandimarte leggerà L'Umarenare, una poesia non a caso di Bice Piacentini, ma purtroppo oggi i marinai sanbenedettesi parlano lingue diverse, perché non sono purtroppo sanbenedettesi ma sono di molte nazionalità, in gran parte africani, quindi a volte anche sfruttati, ma questo è un altro discorso. La marineria non gode ottima salute, però all'epoca era la colonna portante dell'economia sanbenedettese. L'Umarenare. Io volevo aggiungere soltanto questo, che questa poesia è dedicata a tutti i marinai, di qualunque provenienza essi siano, tutti i marinai del mondo, quindi anche agli attuali marinai di San Benedetto che non sono poi San Benedetto. Di nazionalità italiana. Anche perché il libro di Benedetta, Giuseppe nei tempi del mare, identifica con un nome il protagonista, ma in realtà quel protagonista assume poi un valore assolutamente simbolico, perché rappresenta un po' il marinaio in generale. Quindi ecco perché pensavo giusto dedicare questa poesia in dialetto sanbenedettese scritta da Bice Piacentini a tutti quelli che vanno per mare. L'Umarenare, l'unustre gli enumestire tradatore, natre più infame non se ne può trovare, ma chi già nate sogna che ci more, stende, patisce, ma non lo può lassare. L'umare è barbò, è ingannatore, ingorde, da tanto in tanto va magnà. Ma quando gli va buono da allora, e che gli vuoi dire? Sogna lassarlo fa. Tu ci lo maledette, ingiuriate, quando si ingagna che te fa a te. Per la buonazza e te ne ci scordate. Come fusce una donna triste e bella, che te tormenta, che te fa a te, e pu te incanta anche una resatella. Bene, nelle immagini che voi spettatori hanno visto anche a copertura probabilmente di questa poesia, ma anche del servizio, sono molti marinai, si vedono marinai come erano all'epoca, soprattutto poi negli anni 60-70, gli anni ruggenti della marineria sanbenedettese. Ma chi mai era questo Giuseppe? A pagina 15, Benedetta, io leggo: aveva 11 anni Giuseppe quando era sbarcato con gli uomini della sua barca in Croazia, nella baia minuscola di Lussino, che li accolse in un abbraccio affettuoso. I web spettatori vedono questa foto adesso. Giuseppe mi risulta essere, mi è stato detto, non perché io all'epoca lo conoscessi, il primo bimbo, la prima persona, il primo bimbo sulla sinistra della foto. E Benedetta, chi era questo Giuseppe? Diciamo. Questo è un equipaggio sanbenedettese ancorato all'Lussin Grande, e la data è anche importante, certo. 1923. Quel ragazzino che vedete a sinistra aveva 11 anni, era numerè,
il mozzo di bordo e si chiamava Giuseppe. Quel Giuseppe era mio padre ed è la persona di cui abbiamo parlato. Bene, quasi vorrei dire commovente. Da quegli anni la marineria sanmetese ha fatto strada, oggi purtroppo ne fa di meno, ma per motivi anche di economia internazionale, non solo di economia nazionale. Il libro ne vediamo la copertina in sovrimpressione, l'editore è Manni. E Benedetta, dove i nostri 12-13 spettatori volessero comprarlo, dove lo possono comprare? Beh, l'editore nazionale, quindi volendo, in ogni parte d'Italia può essere ordinato e acquistato. In ogni caso a San Benedetto le nostre librerie possono in ogni momento mettere a disposizione di un eventuale lettore il libro. Bene, siamo in conclusione. Un grazie a Benedetta Trevisani, a Giancarlo Brandimarti, che ci ha anche, voglio dire, allietato sia in italiano che in sanmetese. Forse non serviranno i sottotitoli, la poesia di Gigi Piacentini è intuitiva e molto nota, fra l'altro, per cui quasi tutti, almeno quelli che sanno leggere e scrivere, la conoscono. Ecco, quindi, insomma, va bene. Non ci resta che salutare i web spettatori e una brevissima sigla finale, sempre con la canzone del mare con cui abbiamo aperto. Un saluto.